Pisa. Madonna, che bello! Oddio, la tastiera! Non ci voglio credere, dorato. Come si fa a non amare un pezzo di tecnologia come questo iMac M1 con lo spessore di 11,5 mm, quindi veramente sottilissimo, e all'interno c'è tutto, c'è il display, c'è il chip, c'è qualsiasi cosa. Io ho un iMac del 2013 con retro bombato, ecco, tutto quello non c'è più, il peso è stato alleggerito, adesso non raggiunge nemmeno i 5 kg, il mio vecchio iMac va oltre gli 8. E poi vabbè, il colore, io l'ho preso giallo perché si abbinava con alcuni elementi del mio desk setup, ma attenzione perché giallo, arancio e viola sono tre colori disponibili solo nelle varianti pompate, diciamo diverse dal modello base. Poi in questo video insomma vi spiego un po'. E ragazzi, la numero uno di 5 figate sono tutti questi dettagli minuziosi, partendo per esempio dal connettore per l'alimentazione, perché è in tinta, è giallo, è magnetico, tra l'altro è molto difficile, devo dire, da staccare una volta che si collega, quindi rimane bello fisso lì. Ma non solo, perché la tastiera è in tinta, il Magic Mouse 2 è in tinta. Ecco, riguardo al Magic Mouse non mi soffermo, perché è super scomodo, super piatto, assolutamente non ergonomico, quindi magari qui, ecco, ci avrei un attimo messo mano, devo essere sincero. Però invece la tastiera, per i modelli anche qui, attenzione, pompatini, quindi non per quello base, arriva anche con Touch ID, e questo è fantastico. Perché? Perché non è nulla di diverso rispetto a quanto accade per esempio sul mio MacBook Pro M1. Forse c'è un po' più di delay dato dal wireless, ma è qualcosa di quasi impercettibile. Qui io contesto la retroilluminazione, perché ancora non c'è, e anche quest'anno niente. A parte il design, anche dettagli proprio all'interno del software macOS, ovviamente Big Sur, che per esempio, andando all'interno del menu impostazioni monitor, per esempio mi fa vedere la mask gialla, perché l'ho comprato giallo. I pulsanti sono già a tema giallo, esattamente come il colore con cui ho acquistato questo iMac. Queste cosettine in più è quello che ti fa capire: ah, ecco, bene, questa è Apple. Sì, voglio quella macchina lì anche per questa cosa qua. Ma altra figata è ovviamente il display. Un 4.5K 500 nit DCI P3 con anche True Tone, e questo non è un qualcosa di così scontato. Niente nano texture, quella è riservata al Pro Display XDR e ad iMac 5K. Poco male però, perché devo dire che questo schermo è veramente poco riflettente di suo, e ovviamente è un'unità, un pannello da 24 pollici. Voi direte, voi penserete, no, 23.5, perché qui dobbiamo essere precisi. E beh sì, le dimensioni, è piccolo, è giusto per quello che è un uso normale, per un uso professionale o più mirato, chi esige anche più comodità banalmente. Ecco che un 27 per esempio dei vecchi iMac dovrebbe andare meglio, però attenzione perché qui si parla addirittura di 30 pollici per i prossimi iMac con M1 o M1X o M2. Terza figata è la fotocamera FaceTime Full HD, e si vede decisamente meglio che su MacBook Pro M1, che su iPad Pro M1, insomma è la miglior webcam che ho mai visto su Mac. Poco rumore video, colori buoni, ecco, le ombre tende a slavarle tanto, cioè a tirarle su. Per di più abbiamo un microfono molto buono, 3 mic con beamforming. Non siamo ai livelli di MacBook, perché comunque lì sono insomma più direzionati, con le griglie ai lati sanno fare un po' meglio, però non male. Quarta figata è il prezzo. Ovviamente, come in realtà tutta la nuova serie M1, caratterizzata da questo comunque prezzo aggressivo per le prestazioni che dà il chip M1. Non pensiate che abbia chissà che pompamento particolare, no, è sempre lo stesso chip, acquistabile in 7 core o 8 core, il mio è da 8 core perché è la variante esattamente intermedia. Ed ecco che rispetto per esempio ad un iMac 5K che ha Intel Core i7 10700K, che viene 700 euro di più, siamo abbastanza lì come prestazioni. 1959 euro, configurazione 7 core, 16 giga di RAM, mezzo tera di disco, 2 USB,
cioè è comunque ben carrozzato, devo dire. Questa di cui vi sto parlando è la configurazione base pompata di RAM e disco, in realtà. Volendo c'è anche la configurazione a media, diciamo, che in pratica aggiunge due porte USB, aggiunge una ventola, adesso questo ci torno, aggiunge anche la porta Ethernet e costa 120 euro di più, quindi se volete quel qualcosina in più magari può avere senso, insomma. Avete anche un core in più di GPU, andate a 8 e altre cosettine tra poco vediamo che qui... Ma no, sto registrando. Grazie. Devo trovare new dishes per il mio nuovo libro di ricette. Questa ricetta può fare per me. E c'è anche il video corso. Shit. Mamma, sei un leso, togliti. Mamma, speriamo vada. Tutta fortuna. Ora, se Cook Team prova a riusarlo, gli distruggo la vita. Allora, prima cosa che devo fare assolutamente è andare a installare il Premium Bundle X9 di Intego. Così, con un pacchetto, ho 5 app di protezione, tutte pensate in primis per Mac. Vi lascio tutto il pacchetto in descrizione, prova gratuita inclusa. Intanto io su Virus Barrier vado ad attivare il Real Time Scan e gli dico di analizzare anche dischi esterni e iPhone collegati per scovare virus di Mac, Windows e Linux. Quindi posso vedere il tutorial? Ma che brigante! E allora meglio che limito con NetBarrier le connessioni in entrata per alcune app. Di fatto è un firewall con 3 scenari d'uso diversi e customizzabili. Configuro anche Content Barrier, qui blocco l'accesso a siti specifici o a intere categorie o a siti con specifiche keyword e volendo potrei bloccare l'uso di internet per tutti o alcuni utenti del Mac. Senza dimenticarmi di attivare gli screenshot automatici e di abilitare il filtraggio di mail e messaggi potenzialmente dannosi. Poi più tardi eliminerò anche i file duplicati che non uso più con washing machine. Intanto mi assicuro di salvare su disco esterno la cartella con tutti i miei video con personal backup. Ed ecco tutto quello che non ho bloccato con Intego. Beh, è bene che vada messo sotto ad una VPN criptata. Ho già installato NordVPN, così mi basta selezionare un server per cifrare tutti i dati in entrata e in uscita. Tra l'altro, se ad esempio mi connetto a un server statunitense, riesco a vedere serie Netflix esclusive USA, perché di fatto l'IP del Mac cambia e simula posizioni diverse nel mondo in base a dove mi connetto. Abilito anche CyberSec, che fa sia ad adblocker che anti-malware, quindi ho un layer di protezione in più. Contro Cook Team, si intende. Comunque, di recente hanno aggiunto i preset per personalizzare protocollo VPN, paese, server e CyberSec. Ma insomma, è da un po' che uso NordVPN, mi sono sempre trovato bene. In descrizione vi lascio il mio link che vi dà uno sconto speciale sull'abbonamento e avete anche 30 giorni di prova gratuiti, soddisfatti o rimborsati, quindi potete provarlo senza rischi. Torniamo a noi. La quinta e ultima ficata ha a che fare con il fatto che scalda veramente poco, consuma poco e non fa rumore. Meglio dire che fa rumore quando entrambe le ventole partono e si mettono in azione. Allora sì, effettivamente, insomma, 6900 rpm è fa. Io qui ho voluto confrontare il mio vecchio iMac, perché ha una sola ventola, con queste due di questo M1. I decibel in relazione poi agli rpm sono migliori, per esempio, su questo iMac M1, insomma. Però è oggettivamente più rumoroso. Però c'è una considerazione da fare, che comunque rispetto ad un Intel, ecco che ha meno bisogno di essere ossigenato, per così dire, perché non raggiunge le sue stesse temperature, quindi di fatto le ventole entrano in funzione in proporzione meno intensamente. Di conseguenza è anche più facile, nonostante il rumore maggiore, udirle di meno. E se io prendessi lui e lo confrontassi con l'iMac con una sola ventola M1, ovviamente, quindi modello base, perché solo una ventola, questo ricordo intermedio ne ha due, ecco che ancora una volta sarebbe più rumoroso, però riuscirebbe a tenere meglio a bada le temperature. Voi vi starete chiedendo: come, ma il modello base ha una sola ventola? Sì, e qui arriviamo al primo problema, che è la gestione, diciamo, delle temperature, nello specifico sul modello base. È un qualcosa che non ho capito, perché una sola ventola? Cioè, ma vedete anche voi, no? Avete capito di che cosa parliamo? 8 euro, 9, to dai,
da parte di una persona che ovviamente ci vuole guadagnare qualcosa, ma quanto costa ad Apple? Parliamo secondo me di qualche centesimo. Secondo problema riguarda il fatto che non si può espandere niente, quindi attenzione alla variante, al modello che comprate, così è, così ve lo tenete, SSD, RAM, CPU, GPU, tutto insieme, tutto stesso pacchetto, non potete upgradare nulla. Altra cosa da dire, eGPU, non c'è il supporto alle eGPU, ma a quanto pare parrebbe che questa sia una limitazione data dall'assenza dei driver da parte di Apple, perché in realtà l'M1 sembrerebbe pienamente capace di gestire una eGPU esterna. Probabilmente è stato fatto per andare a limitare la potenza sprigionabile da queste macchine. Sarebbe diventata una bestia troppo famelica, ecco, per tutta la lineup. Io però qua magari mi aspetto delle novità in futuro, ecco. Terzo problema, diciamo così, non è un vero e proprio problema, ma è una delusione forse questa, più che altro riguarda l'ambito sonoro. 6 altoparlanti, di cui 4 che fanno i bassi, 2 sono i tweeter che fanno gli alti. A detta di Apple, il miglior audio di sempre su Mac. Sempre. C'è da dire, i bassi sono ben presenti, però l'ho confrontato col mio iMac Intel 2013, quindi vecchio, che non è neanche paragonabile per esempio ad un iMac Pro, uno degli ultimi, lato audio. Lui per esempio ha un volume massimo più elevato. Altra cosa, non è un sonoro super nitido e cristallino, e questa cosa mi ha disturbato parecchio. C'è però il supporto Dolby Atmos, all'ascolto normale con speaker interni non si percepisce molto la differenza tra il mio iMac vecchio e questo M1, però in cuffia sì, devo dire. Quarto problema, le porte. Ma dai, ma ragazzi, siamo in ambito desktop, una workstation non mi metti un ingresso SD. Per me che sono un video editor è veramente una castrazione totale. Tra l'altro, sempre queste porte messe dietro che da raggiungere sono un delirio, cioè io vado alla cieca spesso e volentieri, magari rischiando di graffiare la scocca, tra l'altro non beccando la porta. Il mio stupidissimo suggerimento, magari una USB-C sul lato, dato che sul lato sinistro c'è il jack audio, magari sopra metterci la USB-C e magari anche il lettore di schede SD, perché non è vero che non ci sta, è Apple che non lo vuole mettere, è diverso. E quindi sono costretto a comprare 30.000 hub, adattatori. È già tanto che ci sia l'ingresso Ethernet, anche qui non per il modello base, per quei due modelli pompati, che però è incorporato nell'alimentatore. Però il fatto che la versione base ha due porte USB-C Thunderbolt e la mia che è intermedia e anche quella dopo ne hanno 4, anche qui è una cavolata, perché? Ma mettine 4, no? Buonanotte. No, hanno voluto fare questa differenza proprio meschina. Io nel mentre termino col quinto problema. Diciamo così che sono le incertezze dell'M1 che rimangono tutte. Un Bluetooth un po' a singhiozzi, specialmente con il mio mouse Logitech, con altre periferiche che non sempre è affidabile, con il supporto nativo ad un solo monitor esterno, e vabbè, questo senza usare display link hub, roba che possono effettivamente far collegare più monitor all'M1, però nativamente, vabbè, è così. Poi Rosetta 2, che è una manna dal cielo, sì. Però per esempio per alcune task, con alcuni programmi, anzi con molti programmi, sfrutta un solo core, quindi limita molto le prestazioni magari di quell'app. E niente virtualizzazione Windows on ARM a parte, insomma, e tante app per iPad ancora non sono eseguibili su M1, meglio dire che non si trovano sull'App Store, sono costretto a scaricare app come iMazing per poterle avviare. Ma gli sviluppatori, questo è più un appello agli sviluppatori, muovetevi, dai, datevi da fare, che voglio vedere sempre più app disponibili nativamente. In tutti i casi, reputo questo iMac M1 una workstation perfetta per un uso misto, anche medio intenso, ma non super specifico. Va bene per scuola, va bene per un po' di grafica non super spinta, mixing audio non super spinto, video editing spinto non super spinto. Io ci ho editato questo video senza problemi, parliamoci chiaro, però magari un 30 pollici, di cui tanto si vocifera, mi avrebbe fatto decisamente più comodo, e quindi per un uso effettivamente professionale non ce lo vedo troppo bene. Staremo a vedere sviluppi futuri. Vi invito ancora una volta a lasciare un bel like qui sotto, noi basta, ci vediamo in una prossima production. Ciao giovani!